Ogni giorno incontriamo artigiani, imprese, professionisti e quindi potremmo scrivere una storia al giorno di belle esperienze. Possiamo raccontare un gruppo di tre ragazzi orafi, giovani, che non riuscivano ad andare sul mercato, che hanno, grazie a Mechinuoro, iniziato a collaborare insieme, capendo che ognuno di loro aveva una specializzazione nel processo di generazione del gioiello, utilizzando anche ad esempio le stampanti per i gioielli di cui siamo dotati noi, hanno iniziato a collaborare, mantenendo ognuno il suo stile. Altre belle storie, il figlio di un artigiano che grazie all'innovazione capisce come continuare e proseguire il lavoro del babbo. Quindi qui vengono a sperimentare un ragazzo che, vista l'opportunità di usare delle tecnologie, sta imparando a usare delle tecnologie, che si fa accompagnare dal babbo che gli trasferisce le competenze della tradizione. Questo incontro generazionale è anche però la possibilità di vedere uno scenario futuro per un settore molto legato alla tradizione che aveva in questo momento storico un blocco nel mercato. Mechinuoro è il laboratorio di fabbricazione digitale voluto dalla Camera di Commercio di Nuoro per supportare il territorio camerale in questo nuovo mondo che è la fabbricazione digitale, la in generale digitalizzazione dei processi, quello che in altri termini viene chiamato impresa 4.0. Mechinuoro è un progetto che è nato nel 2014, prima con un'azione di mapping per verificare quale fosse la situazione dal punto di vista dell'innovazione nel territorio. Dopo questa operazione di mapping è stato allestito il laboratorio e quindi adesso è funzionale ai settori che sono legati al territorio, quindi andiamo dal lapideo al manifatturiero, all'agroalimentare, all'agricoltura e anche all'innovazione, perché nel nostro territorio ci sono alcune eccellenze dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Quello che facciamo è appunto supportare le imprese e quindi può venire l'artigiano che usa le nostre macchine per un tipo di lavorazione che lui manualmente non riesce a fare con le sue macchine. Mechinuoro è stato attrezzato con un parco macchine CNC, stampanti 3D, scanner 3D, plotter, pantografi, bracci antropomorfi e via di seguito, che sono a disposizione degli artigiani, che quindi possono venire qui, sono supportati dai nostri tecnici, possono fare la lavorazione che gli interessa, il semilavorato, e si portano via il pezzo. In questo modo noi interveniamo con macchine che abbattono i tempi e i costi di lavorazione, producendo appunto dei prodotti che poi vengono rifiniti dall'artigiano. Può venire l'artigiano anche a sperimentare degli oggetti, dei processi, in modo da offrire nuovi prodotti e nuovi servizi. Siamo molto attenti anche a coinvolgere i ragazzi, intanto per aiutarli in un'azione di orientamento nel proseguo degli studi, intanto anche per aiutarli nell'immaginare degli scenari, nell'avere degli obiettivi, mantenendo vive le lavorazioni, le produzioni tipiche, ma con un taglio innovativo. I ragazzi reagiscono incredibilmente bene. Possiamo segnalare un gap tecnologico, ovviamente i ragazzi sanno usare Facebook, sanno usare il cellulare, ma rispetto a qualche anno fa sanno usare meno il computer. Stiamo iniziando a raccogliere risultati dopo 3 anni di lavori con le scuole, i ragazzi escono fuori dopo un po' di percorsi con noi, con visite aziendali, percorsi di alternanza scuola-lavoro, corsi ad hoc, escono fuori con l'uso di 4-5 software specialistici. E Mechinuoro sta diventando destinazione delle gite scolastiche. Vengono dalle altre scuole, fuori anche dal territorio di riferimento, per visitare un centro così innovativo, ma allo stesso tempo un centro molto legato al territorio. L'Italia che cambia è un'Italia che ha una grandissima storia, un grandissimo senso civico, molto spesso manifestato in maniera scorretta, una grandissima cultura, l'Italia di una generazione
che era stata programmata per fare certe cose, ma che si sta rimboccando le maniche per rispondere ai temi e ai nuovi scenari. Questa è l'Italia che cambia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.